Assessore Tanti, durante il Consiglio Comunale di questa mattina un'interrogazione sull'emergenza caldo e sul problema che questo può creare agli anziani. Sì, un'interrogazione intelligente e prenderemo in mano la situazione subito. Mi aspetto che, poiché viene da chi per anni ha avuto il mio ruolo, oltre a trovare la domanda trovi anche delle risposte in assessorato in questo senso. In ogni caso è una sollecitazione utile, il caldo non viene solo quest'estate ma è venuto anche nelle estati precedenti, abbiamo ancora almeno un mese e mezzo di possibile caldo forte, quindi insieme all'assessorato e ai funzionari cercheremo di trovare una risposta con il supporto del volontariato che chiameremo a breve. Rispondendo all'interrogazione, lei ha detto anche chiaramente che le misure che vuole andare a prendere e a studiare siano ricorsive, visto che il caldo è lecito e normale aspettarselo poi una volta l'anno. Sì, appunto, ora questi giorni sono stati francamente di caldo eccezionale, questo è vero, però è anche vero che il caldo in estate normalmente viene, quindi ecco, anche per questo mi aspetto che ci sia in assessorato una qualche traccia di qualche cosa di precedente. Al di là di questo partiamo per quanto mi riguarda da oggi e questa è una sollecitazione che condivido. Quali altri enti andrà ad interpellare a breve per intervenire immediatamente più che nel lungo periodo? Volontariato e ASL. Anzi, ASL perché, come dire, c'è una emergenza che finisce nel sanitario, ovviamente, perché il caldo forte poi crea dei problemi di ordine fisico e quindi di salute immediata e anche con situazioni non sempre risolvibili subito, e il volontariato che è il grande, come dire, tessitore di supporto in questa comunità e in questa città.